traffico procede la riqualificazione del quartiere Albertino? Sì, ci sono diversi cantieri aperti, altri ne apriranno ancora nei prossimi mesi. La rivitalizzazione e la rigenerazione del quartiere Umbertino sta procedendo, direi, con risultati molto importanti. Adesso, con l'abbattimento di questa struttura di Via Venezia, l'ex scientifico Pacinotti, realizzeremo un altro importante obiettivo, che è quello di realizzare proprio qui, al posto di quello che era il Pacinotti, una sede per alloggi per giovani, poi una serie di micro appartamenti, piccoli appartamenti per giovani universitari, e nel piano terra metteremo dei servizi ancora dedicati all'università, perché qua nel quartiere Umbertino, in particolare nella zona del 2 giugno, verrà trasferita già dal prossimo anno alcuni corsi importanti del nostro polo universitario. Due passi da qui la riqualificazione dell'ex scuola Pontremoli. Esattamente, proprio a 100 metri da qua c'è in corso, è aperto il cantiere per la riqualificazione della ex scuola Pontremoli. Lì verranno insediati tutta una serie di attività e di servizi dedicati all'infanzia e alla famiglia. Sarà una struttura tematica con un'attenzione particolare di servizio nei confronti delle scuole, nei confronti delle famiglie, nei confronti dell'infanzia di tutta la città, naturalmente. Quindi con lo slogan questo quartiere sta diventando da un'emergenza a diventando da risorse. Questo quartiere sta tornando ad essere quello che è stato in momenti importanti della sua storia, e cioè un cuore pulsante di vitalità, di servizi, di iniziative di tutta la città. Un punto di riferimento importante dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista del futuro, per il rilancio complessivo della nostra città.